piccoli angiolettini miei. Benvenuti nel riassunto storico dell'anno del Trono del Muori, del vostro Cesiro di fiducia, intenzionato ad aiutare tutti gli studenti e nel durante guadagnare qualcosetta per pagare le tasse. Prima con Sparta, poi con Roma e ora con il primo romanzo storico della letteratura italiana, I Promessi Muori. Sposi, eh? Sta a vedere come spazio, peggio di Elon Musk. Spazio Elon Musk. Romanzo di Alessandro Franzoni. Manzoni. Studenti, siete contenti? Non ve dovrete leggere il libro. Ma trono, l'hai fatta a giugno, le scuole sono finite. Per star tra anno ve li salvate sti video. E poi, no, ve lo dovete leggere uguale. Io non sostituisco, mica dico tutto poi. Vi accompagnerò in questo viaggio nell'Italia del secolo XVII, in questa storia tutta milanese, scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, il corrispettivo di tratto da una storia vera del 1600, nella finzione narrativa, perché non è vero un cazzo, non ha trovato niente, ma usa questo pretesto di leggere la storia attraverso il manoscritto di questo testimone anonimo. E proprio in questo periodo escono sti due video, perché questo è il primo tempo, eh, sto periodo ove ricorrono i 150 anni dalla morte di Manzoni, il 22 maggio. Io non sapevo niente, non l'ho fatto apposta, ma dai, è il meme che mi viene a cercare come al solito. E cosa useremo come base, come tela, per raccontare questo bellissimo romanzo? Un po' lungo, poissimo, molto descrittivo, moltissimo. Ci sarà un film abbastanza moderno sui Promessi Sposi, no? No, il film è più recente, è del 1964. Di Mario Maffei. Ma come? Il best romanzo che ci avemo! Dovremmo vendere i diritti a Netflix! Ma famo come Harry Potter, oh. Ci hanno costruito un impero! Bear Colossal! Del Lago di Como Man! Oh, ma Mario Maffei, eh! Un registone e produttore di opere come Mondocane 2! Manca la gioia di far primo! Roba seria! E come è stato accolto all'epoca? Com'è sto film? Una merda! Il film risulta una parodia involontaria dell'opera di Manzoni. Gli espertoni la definiscono inetta, filodrammatica e sciatta. Quindi il lungometraggio più moderno trovabile in giro, dei Promessi Sposi, fa schifo. Oggi se tagliamo, regà. Guarda che roba. Guarda che te sto per far vedere. Chiama tu nonna. Che gli abbia nostalgia. E secondo me, sti critici c'hanno un po' ragione. Ma un sacco di film di quel periodo sembrano così. Soprattutto visti adesso. E mi fanno pisciare sotto. Parano editati da me. Senti le musiche. Gli zoom. Però per quanto riguarda la trama, sto film è anche abbastanza preciso, dai. Tra l'accurato e la telenovela spagnola. Spagnola non a caso. E dopo queste doverose premesse, Sposi, via! Con Renzo e Lucia e la colonna infame. Cosa? Mo che è sta colonna infame? Per te niente architrave. Diciamo che è un po' lo Hobbit del Signore degli Anelli che è i Promessi Sposi. Diciamo anche che non c'entra un cazzo. È uno spinoffino inizialmente inserito nella Ventisettana, la prima edizione dei Promessi Sposi, pubblicata dal 1825 al 1827. Ventisettana. E approfondiva un po' i capitoli della peste, che poi vedemo. Infine, nella decima edizione è stata messa come appendice del romanzo, nella Quarantana, l'edizione pubblicata dal 1840 al 1842. Dite io la professoressa, fate bella figura. Sto pilastro Brumotti racconta un processo contro due presunti untori, morto caccia e streghe. E sopra la casa distrutta di uno di questi fu messa questa colonna infame. Ma gli infami so chi l'ha condannati. Poi magari vi dico di più nel pezzo della peste. Magari. Ma per adesso iniziamo! E già l'intro ci regala grandi emozioni. Non so bene quali emozioni, ma ce le regala. Io forse non le vorrei queste emozioni, ma visto che insiste, titoli di testa. Oh, ma il commento è de Gastone Moschin. Attenzione, gente seria. Amici miei, il padrino, sei forte maestro, che presta la voce fuori campo. C'ha avuto la forza di apparire sto film, manco lui, gli rovinava la carriera. E parte con l'incipit famosissimissimissimissimissimo. Quel rago del camo di Lomo. No, quel cago. No, sembrava simpatica questa, però tagliala. Quel rago
amo del lago di Como. Già non c'ha senso niente. Ma che cazzo gli fate leggere, ragazzini? I laghi fratta! È una licenza poetica. Lecco. Stiamo nei dintorni di Lecco. Ah, lo tengo d'occhio. È il 7 novembre 1628. Più precisamente, siamo a... Beh, n'ha sentito? Siamo a... un paesino nei dintorni di Lecco. Non sento. Non senti perché non lo dice. L'anonimo del manoscritto tiene alla privacy. È uno dei paesini vicino al Resegone. Sta montagna. Te lo ricordi, Naruto? Resegon! La zona è questa, gli indizi ci stanno. Ma già ti dico che romanzo storico nazionale. Il bro è quasi più svizzero. No, no, orgoglio italiano. Guarda, le mondine. No, quelle lavorano nei risaie. Queste sono le filandine. Le operaie delle filande. E questa è Lucia? Sì! Lucia, che cazzo stai facendo? E vediamo pure il protagonista! Renzo! No, non iniziamo con Renzo. Lo sanno tutti che si inizia con colui che dovrà unire nel sacrissimo vincolissimo del matrimonio sotto nostro signore! Gesù Cristo, signore padrone di questa casa! Don Abbondio! Ma non è nemmeno lui! Ma come no? No! Nel film si inizia con Don Rodrigo! Va bene, un signorotto locale, mezzo criminaletto. E Galeotto fu quel viso. No, aspetta, qui è dove Don Rodrigo sciocca Lucia, battendogli vivamente i pezzi. È scritto così. Gli fece ciao ciao con la manina, ciao calling, addirittura villano zozzone sfacciato. Lucia, che è di una bellezza modesta e timorata del signore che sta lassù, e ci giudica sempre. Descritta coi capelli neri, qui è castana chiara. E c'ha gli occhi da gatta, da cerbiatta, da cerbigatta, con la liner azzurro. Ma che hai usato per farlo? Hai spremuto un pavone! È dai tempi dei romani che girano i pavoni, eh? Potrebbe essere. Vabbè, Lucia prende benissimo le avance di Don Rodrigo, facendosi scudo con l'amiche sue. E il cugino di Rodrigo lo canzona. Ce sa fa. Disonore, ignomignura! Che? Come si chiama lui? È il conte Attilio! Come? Ah, come atrocità! Vedrai che sarà mia! Ma è promessa sposa! C'è nel titolo! E sti cazzi! Quindi capiamo subito il motivo per cui questo matrimonio non sa da fare. Tutti sanno sta frase, ma non tutti sanno perché Don Rodrigo vuole Lucia. Perché si è innamorato? No, per darsi in tono. Vedete, io signore, che sposo una popolana, un'operaia. No, per scommessa. Ma dai, tutto sto casino, 700 pagine di romanzo, contando pure la colonna infame, ed è una poltrona per due, una filanda per due. Due ricchi che sanno che cazzo fa, e sicuri che nessuno gli farà niente, soprattutto per dei poverelli. Don Rodrigo Drago Celeste. Mo, il signor Gastone Moschin prosegue a leggere della prima pagina del libro, praticamente. E finalmente vediamo Don Abbondio, descritto con sopracciglia folte, folti baffi, folto pizzetto, folto de tutto, tranne di coraggio. Lui è il curatore di... Ah, il curato che non si è curato. Deve vedere chi c'ha davanti nel film, perché nel libro li sciocca subito. Porca, fammi vaghi, magari ce l'hanno con me. Te pare, sono solo numi da servo di Dio. E sti due so proprio loro, i bravi. Due so, eppure qua, Maffei, bravo, uno. I bravi. Madonna, ma non ha fatti apposta per me. E chi so? I Maranza dell'epoca. Da loro deriva il fare le bravate. Credo, non ho cercato. Sì, è per questo. Bravo. Erano i gangsterini della Lombardia, gente de borgata, dedita al malaffare. Ed era pieno così de bravo. Da ben prima degli anni del romanzo scorazzavano in giro e facevano bordello. Finché l'illustrissimo ed eccellentissimo signor Don Carlo d'Aragon, principe di Castelvetrano, duca di Terranuova, marchese d'Avola, conte di Burgheto, grande ammiraglio e grande contestabile di Sicilia, governatore di Milano e gran capitano generale di Sua Maestà Cattolica in Italia. Perché ricordiamolo che stiamo sotto la dominazione spagnola e tutta roba di spagnoli. Li bandì. Funzionò? Insomma, loro ancora lì a rubare catenine, a fare live IRL. E allora l'illustrissimo ed eccellentissimo signor Juan Fernandez de Velasco, contestabile di Castiglia, capitano maggiore di Sua Maestà duca della città di Frua, conte di Aro e Castelnuovo, signore della casa di Velasco e di quella dei sette infanti di Lara, governatore della Stato di Milano. Pensavo fosse più lungo, ancora fiato. Rincara la dose. I bra saranno finiti, mo. No. Quindi il signor Don Pietro
Pietro Enrique. Vabbè, avevo capito. Non schiode, no. Non sono le leggi o le grida, come erano chiamate al tempo, che li fermano. E ribra Maffei, comunque, perché i vestiti di sti due specifici bra sono precisi. La reticella, i baffoni arricciati, insomma, però la cintura di cuoio, i feri, la spada, la lametta nel cappello, pieni di zaccagne. E come detto, Don Abbondio cerca di schivarli. Au. C'è giunta voce che vuole celebrare lo sposalizio di Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Come si permette? Ci prova. Questo matrimonio non sa da fare. Va bene, non lo famo vicino all'Adda, che sta sul cazzo al fiume. Staremo nell'entroterra. Oh! E allora venite domani! E al pezzo, se qualcuno è contrario, parli ora o taccia per sempre! Farete le vostre rimostranze, arrivederci! È un uovo, capì, porco di... Cosa dici davanti all'ecclesiastico? Un po' di rispetto, ci guardano nei licei! Ma lo dice lui! Gli è bestemmia davanti! E che cos'è? Uno dei due non parla mai, ma quando parla bestemmia, silent bra! Stanno facendo il vecchio trucco del bra bra e il bra cati! Fa sto favore a Don Rodrigo! Per lui dite. Ok. Ma come ok? Dio ti guarda e mi protegge nel lungo periodo, ma nel breve nemmeno il suo status clericale lo può salvare dai soprusi, la corruzione, i favori e raccomandazioni. Viva l'Italia, sempre uguale da centinaia di anni. Tutte le corporazioni del tempo, nobili, militari, clero, artigiani, cercano d'acchiappa quanto più possibile. Pensano i cazzi loro. E Don Abbondio è così, un vaso di terracotta in mezzo a vasi de ferro. Il proto-democristiano cerchio bottista che cerca di non far scontento nessuno. E sa che Don Rodrigo non minaccia invano. Però sa pure che Renzo non prenderà benissimissimissimissimissimissimissimo la notizia. Perché Renzo è uno che se incazza. Dai Renzo, non me la ricordavo sta cosa. Sono piacevolmente stupito. E non lo dico perché è un debole per i personaggi che non ci vogliono stare, eh no. Don Abbondio abbozza. Don Abbozzo. Don Abbozzo torna a casa, turbatino dal random encounter. No, qui prima preparazione di Lucia per le nozze. Ma la sera prima? Ma poi che c'hanno in testa? Lo sai che non ho mai capito? Anche nelle illustrazioni di Lucia. Ma che c'hanno i cucchiaini? C'è il dolce? Ma io non credo di avere tutte queste coppette sammontate. Continuiamo seguendo il romanzo. Don Abbozzo sconvolto. Perpetua, dove sei? Sto a fa la cena. Bene, Perpetua. Perpetua il tuo lavoro. Vabbè, non... Chi è Perpetua? La badante di Don Abbondio. Ma che badante, ma la son messa in casa perché è una vecchia zitellona. Ma ho passato solo i 40. Quasi polvere ormai. Che succede? Me lo dica. Sì, a te, che perdi i legumi posizionati nella tua cavità orale. Eh? Che te sa tenere il cecio in bocca. Sì, parli e poi io rispondo e tu non ascolti. E poi io lo dice. E allora sei te. Ma questo è intralcio a pubblico ufficiale, a santissimo ufficiale. Scriva all'arcivescovo. Denunzia querela. State zitti. E finalmente eccolo. Chi sei tu? Io sono la volpe. Renzo. Sorro. Un Renzo appena ventenne. Si invecchiava prima una volta. Che non lo becca per strada Don Abbozzo, ma gli imbocca proprio a casa. E capisco perché è mal visto sto film, eh. Pare una sitcom. Avessi aggiunto le risate finte, sarebbe stato un precursore, Maffei. Comunque, non si chiama Renzo. Il vero nome è Lo Renzo. Ma no, come dite voi là sopra, mezzi barbari. Che fuori da raccordo, sopra tutti i barbari, sotto tutte colonie. Che vi chiamate la Gina, la Pina, Lorenzo. No, si chiama proprio Lorenzo. Detto Renzo. Ma quindi si chiamano Lorenzo e Lucia, i doppia L. Buono per i loghi. Filatore di seta, tutti impicciati quei fili che tessono questa storia. Ma è per questo che si chiama Tramaglino, perché fila le robe, trama, maglia. Il nonno infatti tramaglione, la zia tra punta. E considera che nella prima stesura del romanzo si chiamava Fermo, Stop e Lucia. C'è un sacco di AKA. Orfano, piccolo angelo, però quindi ereditiero, perché c'ha un poderotto. Figa, l'aziendina di famiglia milanese. Facciamo i capponi.
C'ho il poder rotto, non so mica un poveretto. Del massimo del milanese che riesco a fare. Comunque, sempre storie di ricchi, che palle. Di ricchi buoni, di ricchi cattivi e una di poveri un po' buoni e un po' cattivi. Che poi ricchi, ma finanche non hai a contrastare la fame? Sei un signore nel 600. E come farà? Don Abbozzo a non farli sposare? Prende tempo. A che ora famo domani? Per cosa, giovine? Ma lei chi è? Com'è entrato in casa mia? Per le nozze! Ah, e chi si sposa? Domani purtroppo non si può fare. Ma no! Eh sì. Ci sono da fare accertamenti, accertamenti. La chiesa non vuole che ci si sposi. Scusi, sarà lei l'ecclesiastico, saprà meglio di me. Ma mi pare una cazzata. Perché? Perché? Error, conditio, votum, cognatio, crimen. Rosa. Tutto questo latinorum, Renzo che è popolano, ignorantino, poverino, non lo capisce. E quando non capisce, si incazza. Ma la burocrazia! Ma la zaccagna mia! E Renzo sarà ignorante con 3N. Non saprà né leggere né scrivere né far di conto. E me ne faccio vanto. Complimenti. Ma non è scemo. Don Abbozzo non gli dice niente su Don Rodrigo. Ma lui capisce che c'è qualcuno contrario a sta sacra unione. E da chi va? Da chi possede prima. Perpetua. Sora Perpetua! Vieni qua, Mimmi, vieni. Dove, nonna? Il suo padrone è stato tanto cattivo con me. Non vuole che renda Lucia una donna onesta. Lo so, ma non è colpa sua. Lui è bravo, in senso buono. È che il mondo è pieno dei prepotenti. Ci stanno i prepotenti, bene, bene. È sicuro che qualcuno gli ha rotto i sermoni. Capisce tutto al volo questo. Dai, Renzo. Quindi torna da Don Abbozzo. Figliolo, già qua, non sono passate manco il duscene. Dimmi chi è. Chi? Nostro Signore? Ma Gesù Cristo, naturalmente. Il gaglioffo fellone prepotente. No, allora non è Gesù Cristo. Pezzo di merda. Questo non è morto seicentesco. Dimmelo. Non te lo dico. E qua Renzo, popo, vai in Renzserk. Mette mano al coltello. So timorato di Dio. Nessuno ha parlato dei preti. E nel film si vede. Non si capisce bene, ma si vede. Poi che te spanzo io qua? Oi brav. In futuro, forse, chissà. Faccio uno sproposito. Da sposo a sproposito. Per colpa tua. Renzo, piano. Io so filatore di seta. No, architetto. Vabbè, parlo. Basta che non dici più queste cose. Renzo, quindi, si calma. Lei mi deve perdonare. Posso aver fallato. Oh, vedi, che potevo fare? Eppure tu non è che puoi fare niente. Posso aver fallato. Sì, ma mo, che vuoi fare? Posso aver fallato. E via! Dopo aver scoperto che c'è Don Rodrigo dietro a tutto questo e riversando verso di lui tutta la sua ira funesta che aveva indirizzato verso Don Abbozzo. Ah, eccola, la colpa. Il pentimento cristianissimo. Iedisp d'avegli è sbroccato. Perché Renzo era un giovane pacifico e alieno al sangue. Cit. Ma in quei momenti il suo cuore non batteva che per l'omicidio. Ogni persona morigeratissima è così. Per niente preoccupante. Vorrei averlo come vicino. Ma più di tutti è il pensiero di Lucia che lo fa tornare alieno al sangue, estraneo all'emoglobina, per 2 secondi. Poi ritorna tutta sua. Perché un pensierino si fa strada nella sua capoccina. Un tarlino di gelosia nei confronti di Lucia. Dubita di lei e va a casa sua e di sua madre Agnese per dirglielo. Mondella! Sei una mondella! Volevi andare al bed and breakfast di Don Rodrigo, eh? Ma te permette, io c'entro niente! Sì, sì, quei campioni omaggio in testa! Ma è davvero necessaria sta acconciatura incredibile? Sempre! 7 ore per farsi i capelli, mezz'ora a lavorare nei campi! E gli spiega quello che abbiamo visto a inizio film! Che va qui, l'ha cioccata perché si era attardata tornando a casa! E non m'ha detto un cazzo, eh! E non m'ha detto un cazzo, eh! Certo che pure te attardarti per tornare a casa! Perché stavi lavorando! Te la sei un po' cercata. La smettete di far victim shaming. 1600. Che poi non è che non l'abbia detto a nessuno. A chi può averlo detto? La strong fedele woman. Al confessore. Che poi lo riferisce a chi sapevo noi. Perché se c'è sta qualcuno che conosci che ama il signore, stai sicuro che in fila davanti a quello c'è sta Lucia.
la più radicalizzata, indottrinata, votata, brainwashata, figlia di puttana. No, nel senso, Pischella all'ombra del re Segone. Lei si affida alla provvidenza con la P maiuscola. Ned Flanders è un libero pensatore in petto a lei. Che bello, vero? Per chi crede. Ora pensa fosse islamica. Ante sta più bene. Chi è il confessore? Padre Cristoforo. E che ha fatto? Niente. Ha detto di sbrigarsi a sposasse. Questo avrebbe fermato Don Rodrigo, forse. E da quel giorno lei ha paura d'anna per strada, perché se no viene eclissata. Fine. E vissero tutti impauriti e indigenti. Ma ti rendi conto? Quanto ci abbiamo messo a fare una legge sullo stalking? Bene, abbiamo gli esempi dal 1600. Ma anche prima, ma prova, capito? Bene. Renzo, saputa tutta la pagnotta di sta storia, la prende da galantuomo. Lo sfonno. No, Renzo! Mi hanno appena descritto come la più strippata timorata del signore. E tu vuoi ricorrere alla violenza? C'è il signore per i poveri. Come vuoi che ci aiuti se facciamo del male? Ah, è proprio quello che ti vogliono far credere. Quelli al potere per farci sta buoni. Fagliela di la rivoluzione francese, americani, carbonari. Tutte le cose che studiamo come cose positive. Non ho idea di cosa tu stia parlando. L'America è una colonia. E a Genova sono tutti terroni. Under the po, tutti terrò. Agnese ha la soluzione. Che vuole prendere? Un piccione viaggiatore? Ah no, sono i famosi capponi. Che da piccolo mi chiedevo sempre, ma che so? È un pollo di sesso maschile? È un gallo. Non devo assumere il gender dei volatili. È stato castrato prima del raggiungimento della maturità sessuale. Per raggiungere maggiore peso e conferire mobilità alla carne. Ma che cos'è? Un gallo e un uco? Ma poverino! Ma son vivi! Che è successo in sta transizione dove fanno le faccette? No, sono ancora vivi. Andate a Lecco dall'avvocato Azzecca Garbugli. Per fa cosa? Per denunziare questo molestatore pazzo. Ma non basta andare alla polizia, a gendarmeria, dai birri. No, perché c'hai i soldi. Serve uno che ce sa fa con gli inciuci, gli imbrogli, gli impicci. Better call Azzecca Garbugli. L'hanno già fatta sta battuta. Un esperto di grida. Ma non chiamatelo Azzecca Garbugli, perché sei cazza. E come si chiama? Ma che cazzo se lo ricorda? Non viene mai detto. E allora che pretende? Renzo prende sti quattro capponi e si incammina. Capponi che mentre sballonzolano a testa in giù si beccano tra loro. La famosa guerra fra capponi, fra poveri. Se la prendono con disgraziati pari loro, anche se non sono stati loro a castrarli. Subito dopo, un frate va a far visita ad Agnese e Lucia. Fra Cristoforo? No, fra Galdino. Qui in cerca di noci, in scoiattolo mod. Lui, come fra Cristoforo, fa parte dei frati cappuccini. Sprezzatissimi da alcuni e amatissimi da altri. Capace che un balordo gli sputi e subito dopo un principe opulisca gli faccia un blocco e gli baci la mano. E come fra Galdino dimostra, vivono di elemosina. Di singa Twitch. Signore, buonasera. Volete che vi racconti del miracolo de Macario? No, grazie. È lui che andrà a chiamare fra Cristoforo per avere un aiuto. E per essere sicuri che fra Galdino assolverà il compito, Lucia gli dà una fracca di noci. La madre gli ha date poche. Arriva Lucia, tie. Corruzione, concussione, qualsiasi cosa che inizia per co e finisce coone. Anzi, non tutto. Lucia, tanto carina, tanto posata. Testa ce l'hai ai posate. Perché in realtà è più furbetta di come appare. Fra Cristoforo verrà avvertito. Torniamo da Renzo. Con sti capponi che nel film sono polli veri maltrattatissimi. Ma nel 64 che cazzo gli fregava dei diritti degli animali? Ma non bussa con quei povere bestie in mano. Che vuoi? Chiede udienza ad Azzecca Garbugli. Non chiamarlo così. E come si chiama? Ed eccolo qui. Descritto come alto, asciutto, pelato, col naso rosso. Sia parrucca e monociclo. Il mio naso è stupendamente autentico. Sì, ma si vede che non c'è il muro con l'inquadratura così. Ma che cazzo fate? Dimmi, povero, che c'ho tempo. È reato imbrutti a uno per impedirgli di far sposare la gente? Beh, caso complicato. Successe proprio l'altro anno, 15 ottobre 1627. Senti qua, senti qua. La frequenza degli eccessi, la malattia, è cresciuta a segno che ha posto in necessità l'eccellenza sua. Cominciando dagli atti tirannici, mostrando l'esperienza che molti, così nelle città, così come nelle ville, esercitano concussioni ed opprimono i più deboli in vari modi, come in operare che si facciano contratti violenti di compe d'affitti. Che dici? Che mi pare di stare in uno sketch dei Gigi Proietti. Me se inculano o se li inculavo? Dipende. Se mi dici la verità, io so come il confessore, però so utile, perché so l'incasinatore.
se uno è bravo a maneggiare le leggi, a maleggiare, nessuno è innocente, nessuno è colpevole. Queste sono le grida, quindi, che ha fatto su? A chi ha sbroccato per un fallo sposato? Ma di donne è pieno il mondo! E te devi impelagà con la promessa sposa del signorotto! E il ciuffo voi siete tagliato per far vago! Parlano anche nel film del ciuffo! Bello! Perché in quel periodo era uso, soprattutto tra i bravi, far crescere un ciuffo sopra la fronte, che tante volte veniva usato come passamontagna per fare i crimini. Ma che vuol dire? Litter Tony mica era un rapinatore! In tanti lo usavano per coprire le vergogne, tipo i menomati. Io non ho mai avuto il ciuffo! Lei non ha capito! È tutto il contrario! È il signorotto che non vuole che mi sposi! Ah! E chi è questo bullo che non ha capito che siamo in uno stato di diritto? Don Rodrigo! Ah, ma come si permette di venire in casa mia con queste vili menzogne? E questo è bastonabile, eh? Bastonabilissimo! Fuori! Ma ho portato i capponi. Vabbè, rimani. Come mai mi ha ricevuto subito? Se è così bravo, non ci dovrebbe essere la fila. Hai ragione. Non so capace. Io non so niente e non voglio sapere niente. A sentire il nome del signorotto che forse conosce, forse no, viene meno tutta la sua voglia di difendere gli oppressi. Per dare una mano al cerchio magico. Perché la legge non colpisce i ricchi. E questo vince anche sulla mazzetta sotto forma dei capponi. I poveri che cercano di giocare a sto gioco. Ma il banco vince sempre. Niente, comunque, ste povere bestie devono ancora soffrire un altro viaggio a sballonzolà come quello che ormai hanno perso. How could this happen to me? Il piano per salvar Lucia e noi da altri 33 capitoli è fallito. Ma introduciamo finalmente un personaggio che ho solo nominato, perché lui se può nominare. Spoiler. Non Harry Potter, eh? Il vero uomo del popolo del romanzo Mio fratello in Cristo, letteralmente Fra Cristoforo di Pescarenico. Un altro frate schiumatino, cappuccino, sessantenne, con una lunga barba bianca e occhiali a mezzaluna. No, il vecchio saggio nel cammino dell'eroe, Fra Cristoforo al secolo XVII, Lodovico. Ed è un altro con quel luccichio strano negli occhi. È un altro che se incazza. Ma bello sto romanzo! Tutti che in ciò hanno sta, ti insegna i valori veri! Il padre di Lodovico era un burino arricchito, un mercante che fece fortuna e che poi voleva spacciarsi per gran signore. E gli piava tanto a male se qualcuno gli diceva o stracciarolo è nudo. Giusto! Ludovico quindi crebbe viziatino, ma nonostante questo, bravo, in tutti i sensi stavolta. Sia perché aveva un orrore spontaneo e sincero alle angherie. Che bella frase. E anche perché, per difendere gli oppressi, non è che usava la favella o la non belligeranza. No, no! Lo fa non perché può, ma perché deve. Fra Cristorchak. Era bestemmia, spero di no. Lui era onestà e violenza insieme, come dovrebbe essere un leader di sinistra. E divenne famoso per questa avversione ai soprusi. Ma a che prezzo? Creò una gang di brav brav, di brav alla seconda. C'ha proprio la backstory del vecchio maestro col passato tribolatino, che mo fa solo del bene. Non lo diresti mai, eh? Fateci un anime. Anzi, già c'è. Fra Cristozuka. Era un'altra bestemmia. Adore smette. Continuò così a fare del bene con la sua gang fino al fattaccio svolta chiave. Sempre così. Fu però una faccenda gravissima. Un litigio per passare da una parte. Spostati! Spostati tu! Ma quell'altri erano de più. E quando Ludovico sta per soccombere per mano del capetto rivale, un uomo si frappone tra loro e prende la zaccagnata al posto suo. Come si chiamava? Ce può arrivare. Cristoforo. Che era il suo Sam, il suo il suo vassalletto tuttofare. E Lodovico, come abbiamo detto, non era incline alla diplomazia già da normale. Quindi ammazza l'ammazzatore. Senza volerlo, perché in tutte le sue scorribande contro i bulli puntava sempre a disarmare. Ma qui, per la prima volta, le mani si sporcano.
La folla radunatasi, avendo visto tutto e giudicandolo non colpevole, perché era un litigio che succedeva, hanno fatto a botte, ha perso quell'altro, al grido di Cristo gli hanno fatto un foro, lo portano dei cappuccini. Ma questo suo primo omicidio lo cambia. Si rende conto dell'ineluttabilità della morte e di quello che ne comporta, insomma, gli pia male. Dona quindi tutti i suoi averi alla famiglia di Cristoforo e diventa frate. Quindi, tutto perdonato, compreso l'omicidio. Un po' come i guardiani della notte. Io giuro di camminare a piedi nudi, a dormire su un saccone e a tosarmi la testa. E per ricordarsi sempre cosa deve spiare? L'omicidio. No, la morte di Cristoforo. Prende il suo nome. Ma i parenti del morto sono ancora adiratini, soprattutto perché ha fatta franca con la legge diventando frate. Allora lui gli chiese scusa davanti a tutti. Non per paura, ma per rimorso sincero. E tutti se ne accorsero. È una meravigliosa persona. È un santo, eh! Apostolo. Il fratello del morto, che voleva vendicasse, lasciò spazio al perdono, diventando anche un po' più caruccino in futuro. Il protagonista anime che cambia quelli intorno a lui. Così Fra Cristoforo nacque e partì per difendere i più deboli con la nuova arma della fede datagli da Dio! Questo personaggio! E quindi Lucia t'ha detto culo. T'ha detto culo ad averlo da parte tua uno così. C'è scritto così? Non è vero. Ma c'è scritto sdegno in tutti i frati dell'universo. Ma è un meme questo. Ci sui frati su Giove. L'iperbo meme. I meme de Manzoni. I me Manzoni. Fra Cristoforo viene avvertito che Don Abbozzo non l'ha fatti sposare. Che ne pensi? Li mortacci su... Cioè, come famo? Come impedimo l'eclisse di Lucia? Potrei parlarci con Don Abbozzo e farlo vergognare. Vieni meno ai tuoi doveri! Ma preferirà sempre il sopravvivere alle prese per culo. Avvisare l'arcivescovo ci vuole troppo. Dillo ai cappuccini, pari mia. So tutti amici di Don Rodrigo, che fa tanta beneficenza. Che bravo! Classiconissimo! E mentre ci sta a pensare, ritorna Renzo, che riposa le bestie ancora vive dove l'hanno prese prima. È finito il loro viaggio inaspettato. Renzo vorrebbe tirargli il collo a Don Rodrigo. Ma Fra Cristoforo gli ricorda pacatamente che la vendetta non porta a niente. Forse hai ragione. Oh! Non sbroccare che sbrocco, pure io, eh! Fermo, Renzo! Mi chiami Duarte, eh? Si chiamava Fermo. Niente, scusa. Affidati a me. Ci parlo io. Va bene. Portati i capponi. Nah. E così Fra Cristoforo va da Don Rodrigo, letteralmente altolocato, perché il palazzetto suo sovrasta tutti i suoi possedimenti. Zoom incredibile! Tensione! Mi ammazzi così, Maffei! Buonasera, frate! Fratma! Frate, fratma! Prenda un po' di vino! No, grazie! Pasto nobilissimo! E Fra Cristoforo trova tutti insieme Don Rodrigo, il cugino Attilio, quello con cui ha fatto la bet, il podestà della zona, quello che in teoria dovrebbe incriminare Don Rodrigo per i suoi crimini! Andiamo bene! E azzecca Garbugno! Game of Thrones vibes totali proprio. Che interrompo il concilio ristretto? Rimanendo appunto negli intrighi alla GOT, ti dico un pochino com'è la situazione politica del nord Italia a sto periodo. Al volo proprio, così fate bella figura quando lo raccontate in giro. In questo periodo si combatte per la successione del Ducato di Mantova e Monferrato. I Gonzaga, che hanno regnato per un sacco di tempo, stanno a esplodere tutti. E il più prossimo alla linea di successione è il Duca di Nevers. A Luigi XIII, il re di Francia, con tutti i moschettieri, che so di sto periodo, gli sta bene. A Filippo IV, re di Spagna, e a tutti i toreri? No. E tutte e due cercano di tirare dalla parte loro Ferdinando II, l'imperatore del Sacro Romano Impero. C'ha ragione Filippo, il conte duca. Quello sta avanti, non te fa mai capire le mosse sue. Pura la carica, è conte o duca? Lo vedi, ti fa capire in cazzo. Sta avanti. Vabbè, ho capito. Possiamo parlare, mo? Ma ancora qui stai? Sì. Te sei imbriacato? No. E che cazzo? Se volete raggiungermi in salotto, stiamo per servire la torta bianca. E Fra Cristoforo racconta della paura di Lucia, che è una brava ragazza, che guarda te se uno deve pregare qualcun altro de non fa le cose brutte a una ragazza. Ma per chi mi ha preso? Ho intenzioni serie. Ah, la vuoi sposa pure te? No, ma che... La prenderei sotto la mia protezione. Incomodato d'uso.
problemi. Senti, Agoso. Cosa? Niente, sono un uomo cambiato. Don Rodrigo Illustrissimo. Tutti i nostri ragionamenti niente sono. Guarda dentro tuo cuore, lì trovi risposta. Ma devo vincere la scommessa? Che figura ci faccio con Tiglio? È molto più importante della vita o la morte dei contadinotti. E allora, dopo aver riempito la capoccia di Renzo di parole di pace e affidamento agli assistenti sociali della provvidenza, dopo tutto questo, Cristoforo gli sbrocca. Volge il discorso in contesa, come una volta, il luccichio negli occhi. Mo basta. Don Rodrigo, io ti maledico! Come si permette? Bastonabile! Bastonabilissimo! Io dico Lucia! Lo dice proprio in casa mia! Dio ha abbandonato questa casa! T'azzarda a toccare qua la pischella! O verrai il giorno! Che paura! La profezia! Un giorno! Che succederà? Non si sa. Ma questo basta per far strippare Rodrigo. Nonostante la sfuriata, fra Cristoforo è triste. Perché ha fallito pure lui, come Renzo prima. Stiamo ancora a inizio. Devono levellare. Ma il servitore di Rodrigo ha capito che il padrone vuole fare le cose brutte. È abituatissimo. L'ha intuito. Hai urigliato. Un alleato mandato dalla provvidenza. E dopo che ha riferito tutto a Renzo e Lucia, gli dice di incontrarsi domani al convento di Pescarenico. Ma Agnese ha la soluzione! Dai, sposarsi il prima possibile. Ma era quello che ci ha detto fra Cristoforo. E andare nel Bergamasco dal cugino Bortolo, che lo invita sempre perché c'è carestia di filatori. Vedi che ogni tanto in immigrazione. Ho capito, ma Don Abbozzo non ci sposerà mai. Ma non deve volerlo per forza. Madre, quella è la battuta di Don Rodrigo a me. In realtà, per sposarsi, basta che il curato sia presente e che voi due diciate, con testimoni, questa è mia moglie, questo è mio marito, e voilà, il matrimonio è servito. Davvero? Sì. Lucia non è convinta, perché non gli sta bene, fare le cose così alle spalle di fra Cristoforo, te straforo a Cristoforo. Renzo allora che fa? Gentilmente la prende da parte, si siedono e straripa. Allora lo vado a conciare per il dì delle feste. E Lucia piange, no, siamo timorati di Dio, no, va bene, vengo a far trappolone. Le relazioni sanissime descritte nei romanzi belli. E brava che te sei torta al servizio buono da capoccia. Però la scadenza della scommessa, San Martino, sta per arrivare. E Don Rodrigo fa la sua mossa. Griso, via qua. Tu, capo dei miei bravi, il mio mastino, mi devi la vita. Fammo spieghino. Me lo uno fa fuori e voi mi avete accorto. Bravo. Lo so. Con la sicurtà, antico sinonimo di sicurezza, che ti contraddistingue, vamma più a Lucia. Brigate. Pia un po' de bravi e partono. Intanto Renzo chiede de faglie da testimone al suo amico Tonio. Ah bello, buona scivolizia. No grazie, vorrei una mano. C'è uno che me s'accolla. Lupo Lucio. Don Rodrigo. Ass. Era meglio Lupo Lucio. Tu c'hai lì buffi con Don Abbozzo, eh? 25 lire. Un patrimonio. Te do io. Tutte subito. Del vecchio conio. Tonio. Ci stai. Birba, chi manca? Città. Chiamo mio cugino Gervaso per fa da secondo testimone. Per comodità, eccolo qua. Trovato i testimoni. Un suono del genere fa. C'è scritto. Veramente stavolta. È un qualcosa che facevano nel 600. Che voleva dire. Hai visto, sì. Che uomo. Però è tipo. Ma avevo capito fosse ambientato nei pressi di Lecco, no, da Agrigento. Siccome Renzo è occupatino, Agnese manda Menico all'appuntamento con fra Cristoforo, un pischelletto dodicenne. O sai chi è fra Cristoforo? Il frate che ci accarezza sempre, città. Vi accarezza dove? Usa sto sacchetto di farina e indicamelo. In testa. Ah, meno male, mi piaceva come personaggio. Fatti di quello che voleva di a Renzo. E quando torni ci sono due belle parpagliole per te. Proprio tutte in faccia. Ma che è una minaccia? No, sono delle monetine d'argento. Ah, ok. In tutto questo, dei barboni spiano Lucia e gli imboccano in casa con dei pretesti. Sono un povero viandante che cerca riparo.
chi saranno mai? Il film già ci ha spoilerato, perché sono i bravi di Rodrigo. E qua è pure mezzo tagliato. Ma tu non lo sai, come Lucia. E tu pensa che stai in giro e vedi gente brutta che te fissa, perché te vuole rapire, perché uno si è chiuso con te. Ma te rendi conto? Ma si sottovaluta il terrore che deve provare Lucia. Ma Cristo, salvami. E uno di sti mendicanti è proprio il Griso, che gli imbocca in casa per fare il sopralluogo. Nel film vediamo solo quelli in locanda che chiedono informazioni su Renzo. Che tipo, eh? Un galantuomo. Se deve dare una cortellata a uno, lo fa fuori dall'osteria. Un signore. Insomma, gli scagnozzi di Rodrigo si muovono per agire quella notte. Se non fosse che questa è proprio la notte degli imbrogli. La notte ove succedono tutte cose nello stesso lasso di tempo. Siamo davanti a casa di Don Abbozzo. Fase 1. Attirare. Come fare? Si usa Tonio, che deve ripagare il debito. Fase 2. Manovra diversiva su Perpetuo. Liberate Agnese. Quale scelta di dialogo userà? Ma lo sai che te sparlottano dietro, dicendo che non te sei sposata con Beppe Suola Vecchia, un hobbit, perché t'ha accannato lui. Calunnissime! So io che non volevo prendere quel cognome degradante! Tutto questo succede mentre in pran entrano in casa Mondella per eseguire il ratto. Ma Lucia, fortunatamente, lo vedi che ha fatto bene a cetà, sarà stata la provvidenza. Non c'è! Chi ci sta invece? Menico! Eccolo finalmente, che cazzo! Tornato da Fra Cristoforo, informato dal servitore di Rodrigo, che li vuole avvertire che in giro ci sono i bravi! Lo sappiamo! Bussavi, agnappetta! Ma è questo il Griso? Mica l'avevo visto bene. Ma questo non è il Griso, questo è Peter Dinklage strecciato. E per sfogà la giusta frustrazione, i bravi spaccano tutto e se la piano coi polli. Ma basta! Fanculo tutto, per me ormai i veri protagonisti sono loro. Le peripezie di sti volati, li poracci. I promessi polli, l'hanno quasi fatto. I promessi anni balologaust. Don Abbozzo. Siamo contenti. Sì, siamo contenti. Deo gratias! Di grazia! Me fa ricevuta! Che non si fida di me? No, non è molto cristiano, ma molto italiano. E pensando che il dichiarare tutto fosse già una cosa brutta, non si accorge che ne sta arrivando una peggiore. Perché Tonio e Gervaso si spostano e... Signor curato! Eccomi moglie! Eccomi marito! No! Abbozzo! Don Abbondio! Per una volta non si rompe, ma si ricompone! E prende in mano la situazione! E il tappeto! Tirandolo in faccia a Lucia, in questa digressione commedia all'italiana. Non so niente, voglio sapere niente, non so niente, voglio sapere niente, non so niente, voglio sapere niente! Allarme intrusi, molestia matrimoniale, violazione della privacy, effrazione, esci sdraiato! Suonate le campane, che è quasi San Martino! Din don dan! E come dice il detto milanese, chi è in difetto è in sospetto, i bravi se danno. Pensando fossero per loro le campane, ma invece so per Enzo e Lucia, che se danno pure loro, rimanendo ancora una volta promessi. E basta! Vabbè, andiamo a casa. No! Riecco Menico! Andate al convento, che ci sono i bravi! Ma non l'ha visti solo Menico, pure un vicino di casa loro. E chiama tutti quelli riuniti in piazza per le campane, per aiutare ste pore donne. Bravo vicino! Ma è più Kitty genovese. Agnese, rendendosi conto di quanto ha fatto rischiasto ragazzino, gliene dà 4 de parpagliole. Proprio 1, 2, 3, 4! E tutti insieme al convento si chiedono, mo che famo? Se dividemo. Sicuro che è una buona idea. Mi sembra tanto una cosa che diventerà un cliché negativo. Appunto, diventerà. Quindi per adesso è ancora fresco. Abbi fede! Il paese non è più sicuro. Si attiva la protezione testi sposi. Tu, Renzo, andrai da padre Bonaventura da Lodi, al convento della Porta Orientale di Milano. I frati di Porta Orientale. Dagli questi, tipo una quest. E vedrai che t'accoglieranno. Quelli mi portano così. Perché? Pare che sono santo! Voi, signore, invece... andrete al convento di Monza, dove c'è sta un altro personaggione. Va bene. E tutti insieme pregano. Pregano, ho detto! E allora? C'è il signore che guarda! Mentre partono, Moschin continua a recitarci pagine del libro. E sarei felice di sentirle, se la musica non sovrastasse tutto. Li distinguono sul croscio come il suono delle voci domestiche.
Come? Poi parlo io che è un errore che succedeva e succede pure a me. In questo perigliosissimo viaggio sono spaventati da ogni cosa, da ogni ombra, e attraversano l'Adda, mentre i nove bravi, che più di ogni altra cosa desiderano il potere per ritirarsi a vita privata dopo ste scorribande, li inseguono. Le donne vanno dai cappuccini e quindi Lucia si divide da Renzo. Quando ci rivedremo? Nella seconda parte del riassunto. Inoltrato. Praticamente alla fine. Rinnega tuo padre, rinuncia al tuo nome. Ma sono orfano. Sì, infatti, me lo sbaglio, vai. Il barocciaio, cioè il conducente de calesse, il tassista, le porta dalla signora Galadriel. No, la monaca di Monza. In a minute, I'm gonna need a sentimental man or woman. Ma è da Marvel, c'ha il nome allitterante. Bruce Banner, Reed Richards, Sue Storm, Stephen Strange, Otto Octavius. Monza Monk, Monkess. Proprio la stessa sillaba. Momo, posso chiamarla Momo? In realtà, al secolo, sempre XVII, si chiama Gertrude, figlia del capo de Monza. Ma intendi che si è comprato il Monza a avi nobili di Spagna? Dai, il padre è il feudatario. Una Paris Hilton barocca. Lucia la incontra quando lei ha 25 anni. Ah, ma è una vischella. Nonostante questo, è di una bellezza sbattuta, scomposta. Una monaca piena di contraddizioni e combattimenti interiori. Una donna moderna che non ha paura di indossare il velo nero e le bende bianche. Pallida con gli occhi neri. A guardarla risulta un po' strana, un po' ribellina, con le ciocche dei capelli che gli escono dal velo. Qua non ha niente di tutto questo, però va bene. E sarà l'aspetto tenerino di Lucia. Sarà la solidarietà femminile. Sarà che non c'è un cazzo da fa. Più questo, prende Lucia in simpatia. Te proteggo io. Che è successo? Pericoli, per colpa di un uomo cattivo. E te pare che i vecchi si mettono in mezzo? Stato zitto! E dimmi il gossipino. Ma questa storiaccia non si confà alle sacre orecchie di una santa monaca casta e pura come lei? Ci ha provato. E dimmi. E via col flashbackone dei due tre capitoli. Spiegone della storia di Gertrude. Oltre a lei, sto nobile, di nome... era pieno dei figli. Tutti, uno per uno, mandati in convento. Tranne il primogenito, che sarà quello che erediterà tutte le cosine per mandare avanti la baracca di famiglia. Quindi lei alla nascita aveva già il destino scritto. E tutta la famiglia, dal giorno zero, la spingeva in quella direzione, regalandole bambole di monaci. Barbie, suora de clausura! Chiudila in sagrestia, perché ha peccato! Prega veramente! Che il Dio ti fulmini! Accessori, ostie e un vin santo inclusi! Attenzione, il vino è 18 gradi, tenere fuori dalla portata dei bambini. E lei cresceva così. Papà, Gino mi ha spinto! Ma quando sarai monaca potrai scomunicarlo! Papà, mi porti al parco! Non posso, cara, non sei la primogenita, che sto a perdere tempo con te. Quando sarai monica... te porteranno il parco dentro la celletta. Papà, quanto fa 7x8? Fatti monaca. E lei era felice di questo suo destino. Conosceva solo questo e sa sentiva calla. Sarò badessa, badass, badessa. Ma qualcuna non era invidiosa del suo futuro quando si vantava. A qualche pischelletta non gli fregava niente. Perché sono invidiose. No, appunto. Sono invidiose di non essere invidiose. Perché a voi non ve frega niente d'essere suore? Perché noi volemo andare a tromba. Ah, volete andare in un ennesimo luogo che non si può dire? Sì, quello. Oh, beh, più che andare per i n***i. Quelle erano le pischellette che se volevano maritare. Non ho capito. Vanno a vive con un uomo. Gesù, un po' di meno. Però fisico. Perché? Per tromba. Ma dov'è che vanno? Perché non si può dire? Cambia effetto sonoro, aspetta. Vanno a... quindi te rimani pure qua, ad appassire. Noi andiamo a vive il secolo. Shit. E lì scopre a cosa stava rinunciando. Piano piano inizia a capire di non essere incline alla santità, ma più ai festini e uscire la sera. Proprio lei, che voleva che le altre l'invidiassero, cominciava a invidiare loro e la loro libertà. Vabbè, ma non è la fine del mondo, come disse Eren. Diglielo a tuo padre. Digli che non vuoi l'eredità, ma non vuoi manco andare in convento. Vuoi solo decidere il tuo destino. Glielo dico. Ma come?
C'ha sta paura di deluderlo. Tutti si aspettano così tanto da lei. Sti cazzi, sore. No, se siete colpa. E si chiude da sola nel chiostro come prova della sua fede, maledicendo la sua dappocaggine, che vuol dire inettitudine. E si pente di quei pensieri. D'altro canto, e si pente di essersi pentita. E poi si ripente. Il loop. Il giorno dei voti si avvicina. E il mobbing dei parenti è sempre più forte. La mobbata di Monza. Ma lei continua a non dire niente. Finché un giorno succede il fattaccio. Si innamora di un paggio chiamato Roberto. Roberto Paggio. E che farà, direte voi? Proverà ad andare in quel posto? No! Scrive su una carta qualcosa che non ho capito bene cosa. Forse è una lettera d'amore, un DM piccantino. Che bel codino! Ma il padre la becca! A questo punto capirà i tormenti della figlia e che il suo amore per Dio non è così forte da mandarla in sposa al Salvatorissimo, che è fatta di carne debole, debolissima, bastonabilissima. O meglio, a te te chiudo in camera, così t'abitui. E il paggio, corcato de botte e cacciato. Ma che ho fatto? Hai sbagliato il rigore! Pure questa gioia negata. Ma sei Sansa Stark? Allora qui Gertrude si rende conto di come va sto paese e i dogmi che lo regolano. Taglie così. No, aspetta. Cioè? Piuttosto che essere trattata così, a sto punto divento monaca. E va dal padre che gli aveva pure negato il saluto, buttandogli ai piedi, gridando scusa. E il padre, comprensivo, manipolatore bastardo, la perdona. Gertrudina, cosa ti ha portato di sonorarti in questa maniera? Oh, ma ha scritto una lettera! Che palle! Ma falla finita! A meno che non abbia fatto un disegnino, una fantasia. Ma che ci stava su quel foglio? Non te sei regolata! Ma ti perdono. Gertrude è sollevata. Per poi ripentisse un'altra volta. Oh, è piena decisione! È sempre quella! Non vuole essere monaca! Ma continua a non riuscire ad andare contro la famiglia! Disonore sulla famiglia! Per questo misto di aspettative che hanno e vergogna sua. Un problema sorprendentemente moderno. Altro che l'asiatici coi figli. O dottore o avvocato, ci avete solo da imparare. Noi siamo centinaia di anni che lo famo. Quando la soluzione sarebbe mandare a fanculo i genitori. È la mia vita, pensa alla tua. L'hai sprecata, peccato. Io non so il tuo respawn. Ma lei non riesce a farlo. Rimanda sempre. Poi io dico, ma più si avvicina il giorno dei voti, più diventa complicato smontare tutto. Ora che poi il padre è di nuovo amorevole con lei, sono fiero di te. Sti cazzi. Come? Begli arazzi. Come diceva nonno, bel posto al monastero. Da comanderai. Dai che siete macchiappar clero. O così. O io rivelo che volevi corpaggetto. E che male c'è? Male, malissimo, bastonabilissimo. La ricatta l'infamone. E lei non dice niente. Rimane lì come un salà, la monaca di Londra. Mentre invece nelle sue fantasie fugge. Da piccola si flesciava i fidanzatini e ci parlava. Entrava in mondi fantastici. Renzo, Agnese, Rodrigo e Lucia si sono intrecciati adesso con la monaca di Monza e Monza. Io volevo dire monaca di Monza e Monza. Volevo fare questa immagine. E ho trovato sta soluzione. Ho allungato, può essere. Arriviamo all'ultima prova, all'ultimo atto, all'ultimo anno prima dei voti, l'anno più difficile. Perché la portano a vedere quello a cui dovrà rinunciare. Le feste, gli sfarzi, gli uomini. Prima della domanda finale, quando gli chiederanno sei sicura? E non la lasceranno più sola. Per non farla pensare alla sposina, come è solito chiamare le monacande. La sposina. Ma allora m'è stata pian per culo. E si incattivisce sempre di più. Fino al giorno della fatidica scelta. Arriva il vicario che gli chiede: sei sicura? Il padre già l'ha istruita su cosa deve dire. Fa vaga. Risposte standard. Tipo, rispetto tutte le religioni, il campionato è ancora lungo, farò del mio meglio. Non è che te stanno a forzare? E proprio lì, a Gertrude, gli torna il coraggio. No, non voglio far mesora. Voglio! Vorrebbe dire, ma fa l'errore di guardare il padre. E se sgonfia. Rispetto tutte le religioni, il campionato è ancora lungo, farò del mio meglio. Yeah! In sostanza, era meglio diglielo all'inizio. E quindi niente, si fa monaca. Consumata dall'invidia verso le sposine.
Aia! Lucia! Scappa! E io, finito di leggere la sua storia, ho avuto solo una reazione. Ma poverina! Io non me la ricordavo bene, eh? E nell'immaginario collettivo, se chiedi a qualcuno chi è la monaca di Monza, 9 su 10 ti rispondono na zocco, na poco di buono. E invece no, sto cazzo di sessismo, giustizia per Gertrude, che altro non è che una zitella forzata, condannata a vedere la sua giovinezza svanire tra quattro mura. Ma poverina! Altro che zocco! Ma magari! Almeno si divertiva, vaffanculo! Ma non è ancora finita la storia! Questa era la storia prima dei voti. Dopo che l'ha presi, com'è andata? A sufficienza proprio de striscio. Diventa bipolare. E beh, come minimo. Tratta male le educande, forse cercando di salvarle paradossalmente. Ma poi si mette a fare i gossipini con loro. E loro non sanno come pialla. Ma è la prima figura, quindi tutti zitti. La vita scorre così finché non arriva Egidio. Ciao bella. Ma che c'hai le palle al posto delle stelle dell'occhi? No, niente, non so capace. La sventurata rispose. Ciao. E le giornate scorrevano così. Buongiorno, signora. Non c'è più la monaca. E al suo posto trovano un buco nel muro dell'orto, evasa dalla clausura. Non è vero, riecchime! Non è successo niente, circolare! Tu non hai visto niente! Nessuno sapeva dove era andata a finire! Nessuno! Tranne una suorina! Ah sì? Dove stavo a riparlarci? Puff! Sparita pure lei! E dove è andata? In Olanda! Cheat! A dormire coi pesci! A correre tra i tulipani! Avete capito? Io non ve devo spiegare niente! E tutta questa storia della monaca di Monza è basata su fatti realmente accaduti, eh? Romanzo storico! È la storia di Suor Virginia Maria, vero nome Marianna de Leiva! Spagnoli! Manzoni ha attinto al gossipino! Novella 1000! Torniamo quindi da Lucia! Insomma, dimmi, sto Don Rodrigo è un bell'uomo, piacente e brizzolato! Ma va con lui, no? È pure ricco! Non mi piace! Chi c'ha il pane in c'ha i denti? Chi c'ha la fede in c'ha i rosari? Ma perché stan fissa con quel sartino? Renzo, di' la verità! No, vo' lascià perché il filatore sotto c'ha tutto un arcolaio e la bella addormentata si sveglia terrorizzata! Esagerato. Signora matrona! E che cos'è? Arrossisci te che so io la sora! Caruccia! Se posso dire... Mamma mia, che ansia che mi mette questa! La monaca decide di proteggerle. Comunque, oh, per chiudere il discorso del passato tuo e che te sei lasciata andare con Egidio, posso solo dirti, Gertrude, hai fatto bene. Il pezzo della servetta suoretta? No, prima sì, ma sventurata un paio di altari. Ma divertite. Tanto Dio sapeva che era stato un matrimonio riparatore con lui. Non ci contava su te. Così imparata da collave e a decidere per l'altri. L'avete fatta un passì, diventa bipolare infame, italiana medissima. Nel durante informano Don Rodrigo del fallimento dell'operazione Rapto Donna Onesta. E Don Rodrigo rosica. Don Rosico scopre pure che Lucia è a Monza. Ma porc, mezzo giro del futuro circuito è durata la copertura. Come monaca che la protegge? E Rodrigo rosica ancora di più. Ma non c'è due senza tre. È San Martino! Olè! Hai perso la scommessa! Gne gne! Basta. Umiliazione! L'onore! Però fine! Finito il casino! Finito l'inseguimento di Lucia! Finito il romanzo! Lascerei perdere! Andare fino in fondo. La donna trofeo. Sì, de consolazione. Per l'altri che noi gli vanno appreso. Lascia perdere il film. È una bellezza modesta. A canna. Attilio però, siccome non sta più in competizione col cugino, gli vuole da una mano. Qua c'è sta proprio la premeditazione de più persone per le violenze brutte e i danni de una poveraccia. Tra un po' doppiamo Sweeney Todd. Ma trovate un hobby. È questo l'hobby. Il conte Attilio se la vuole prende con Cristoforo, perché capisce che è stato lui a dare una mano a quei duporasci. Dannavano da soli. Bei tempi quando potevi spadroneggiare sulla plebe indisturbato. Sta andando tutto in malora. Griso! Falla pia! Dai, se si potesse stavolta. Porta dello sfregiato e il tira dritto. Ha proprio due personcine tranquille. I primi che becchi in chiesa la domenica mattina. E il griso leva il muso odorando il vento
infido. Don Rodrigo, per eliminare la concorrenza, vuole far incarcerare Renzo per qualcosa. E a chi si chiede per trovare qualche cavilletto? Chi chiami? Sta per arrivare il meme del mese incastrato a forza all'ultimo? Lo dice a mamma? No, lo dice a papà? Sì, se sei drago. Dillo all'avvocato. Senza sapere che Renzo ci sta già pensando da solo, perché rieccolo il nostro eroe. Gian Milano. Questo cammina forte durante tutto il romanzo, eh. Se fa paesello Lecco, paesello Milano. Ed è arrivato con il cuore pieno di sperabbia. Una speranza incazzosa. Congratulazioni, signore. Ha creato un nuovo sentimento. Quando becco Don Rodrigo lo scugio. E io ce so fa. No. Dio mi ha dato il dono di filare per fare del bene. Pregamo. E dopo il tanto pregare, ma soprattutto 200 pagine spicci, finalmente la fortuna comincia a girare, perché Renzo trova delle pagnottelle. Ma quanta abbondanza che c'è a Milano! Se le lasciano sotto le croci di San Dionigi. Ma non è che è un'offerta. Diavolo! E smangiucchiandoselo va dai cappuccini, pensando che sarebbe stato meglio trovare un cornetto. Ricordiamoci che c'è stata la guerra ed è un periodo di carestia. E a Milano il governatore è Gonzalo Fernandez de Córdoba. Partito pure lui per sta guerra de Mantova e Monferrato, lasciando al posto suo il gran cancelliere Antonio Ferrer. Sì, vabbè, cappuccino, pane, Ferrer, i merendi sposi. Che tipo, eh? Un galantuomissimo, dissero Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza. Quindi trovai i pani per terra è un po' inusuale. La gente ha fame e in colpa questo e quello. Classiconissimissimissimissimissimo. E se non leggiamo pure qua. E Ferrer, per tenesse buono il popolo, ha imposto ai fornai di vendere a poco. Risuelto! Sì, ma noi andiamo falliti. Facile! Te credo, che te frega a te? Anzi, tu vuoi che la gente abbia il pane a poco prezzo, Ferrer. Così ci sparmano la roba tua che vendi. I fornai stanno avvelenatissimi. Ma se aumentano il prezzo, la gente sbrocca. La tensione è ai massimi. Renzo inconsapevolmente va in mezzo a tutto questo. La fortuna inizia a girare. Con l'ambulanza che preannuncia quello che sta per succedere davanti al forno delle grucce, cioè l'inizio della rivolta del pane. Dacci il pane. Alcuni vogliono rimanere dei bravi cristiani e non fa scenate. Ma ci sono gli spingitori del pane. E gli spingitori di spingitori del pane. I lievitatori. Quindi tensione, tensione, tensione. Bomba. Parte il frega frega. Parte il magna magna. Ma che modi? Poteva essere in qualsiasi città d'Italia. E invece, Milano. Ah, non è bello, eh? È tutta farina che vola nella calca, nella rabbia, nel furore, nell'eccitazione. E meno male che era farina. Se no il Duomo lo trovi al contrario domani. Finché arrivano le guardie. E guardie, a madama. Circolare, 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 circolare. Tutti corrono verso un altro fornaio, compreso Renzo. Ma te ne vuoi annà? Ma st'altro fornaio è bunkeratissimo. Ah, con quelli che si difendono non fate i Karen. Ma chi è che difende i fornai? Il vicario di provvisione. E chi cazzo è? Quello che deve gestire i viveri per non farci morire di fame. Tu mi stai dicendo che se abbiamo poco pane è perché lo fa per noi? Perché se no lo mangiamo tutto adesso e poi morimo? Sì, perché la realtà è un po' più complicata del voler tutto e subito. Non è vero! Radical Chic! Questo è uno che seguiva Fabio Fazio! E tutti dal vicario! A fare cosa? A bruciargli la casa! Oh, hanno speso per le comparse, eh? Più comparse in sta scena che in tutto Ring of Power! Eppure qua, spinto dalla curiosità, Renzo li segue! Ma allora sei Tesei! Coi pani in tasca li segue! Corpo di Cristo e del reato! A morte il vicario! Quanto è bravo Ferrer! Ma quando Renzo capisce che la folla vuole andare fino in fondo, cerca di farli ragionare, perché alla fine Renzo si scopre avverso all'omicidio. È uno sonderino, pure lui! Anti-italiano! Se non te sta bene te ne puoi andare da questo paese! Ma poi rimane solo gente come voi, eh? Ci avete mai pensato? Ma do cazzo annate! Ma un vecchio con chiodi e martello in mano ti sente.
Appendiamolo come nostro signore! E lì Renzo spotta. Ma non è da cristiani! Se non è da cristiani fan action figure scala 1 a 1 di nostro signore Salvatore, non so cosa lo sia. Ma tu chi sei? Terun, ma vengo da vicino Como. Mannaggia. Io mi oppongo! Io mi oddas! E prendendolo per una spia del vicario, vogliono acchiapparlo. Ma fortunatamente per lui arriva Ferrer, venuto a portare giustizia, che li distrae. Lo puerto al gabbioton. Sì! Sono un galantuomo. Sì! Amico del popolo. Sì! Una pena onesta. Sì! Castigo agli affamatori. Sì! Si è sculpabile. Si è sculpabile. Che ha detto? Che è colpevole. Ah, bravo, bravo. No, dice se è colpevole. Ma in spagnolo, così non capisce nessuno. La grande farsa del gioco politico. Te fanno credere che litigano tra di loro, tra partiti. Sono tutti colleghi, te pare che se vanno contro sul serio. È venuto più a salvarlo dallo scannamento, usando questo amore del popolo che ha pilotato verso di lui col price cap del pane. Ha invaghito tutti, Renzo compreso, che come un sacco d'altra gente insegue la carrozza per avere una raccomandazione per risolvere il problema suo. Viva l'Italia! Una parola, illustrissimo! Me diga, contadino. Andale, Pedro. Andale. Capisco di essere solo un umile contadinotto. Non dire a così. Mi ama. Siamo amici. No, Renzo, non funziona così. Giustizia. Bravissimo. Per l'appunto, castigo agli affamatori. Vostra grazia, me devo sposare. Sono un galantuomo. Allora stammo a sentire. Una pena onesta. Signor Ferrer, si è sculpabile. E dai, Pedro, via con la carrozza. E Renzo rimane lì con gli altri popolani, preso bene, dopo aver visto che ci sono ancora potenti giusti in questo mondo. E procede a fare un discorso vagamente comunista. Sobilla popolo. Ma te stai buono! Non sa che fa per passare tempo tra le pagine. La morale del romanzo in teoria sarebbe che la gente onesta, Dio l'aiuta, e i guai arrivano pure a chi ne cerca. Ma te, insomma. Comunque il discorso funziona. Tutti gli danno retta. C'è qualche hater, come al solito. Ma lui sente solo i complimenti. Bra, così se fa per non sbroccare sul web. Ce n'è uno, però, che gli fa più complimenti dell'altri per il discorso rivoluzionario di Renzo. Renzoluzionario. E lo avvicina per accompagnarlo a mangiare. Ti porto una bella osteria che conosco io. Starei bello al fresco. Ma ci sta questa che mi pare a posto. Ma mi è meglio. È statale, diciamo. Te fanno uno sconto. Ma non de pena. Non voglio approfittare di chi mi ospita. Ma guarda che mi offendo, eh? Guarda che mi offendo se ti offendi! E imboccano un'altra osteria. Qui Renzo ha schivato il gabbio, literally. Lo voleva portare dentro diretto. Ma perché? Sei un birro? No, 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 no. Lui è proprio un barghello, il capo dei birri. E sto pezzo dell'osteria mi ha fatto capire delle cose e mi ha fatto onestamente ride. Ma in senso buono, perché cazzo Alessandro. No, non mi posso permettere di parlare così al maestro. Però non è che se Renzo entra in un'osteria, quattro pagine dopo sta ancora sull'uscio, perché mi devi dir pove descrizioni dell'oste, dei commensali, de tutto, de tutti, de tutto quello che fanno, pure del cane che stava a fare i bisogni, interrotti dall'arrivo di Renzo, procedendo a scodinzolare animatamente il bracco briccone. Duopo! Seguono tutte parole incredibili, perse nel tempo, non c'è bisogno, ma a quanto pare sì. L'oste, avendo capito la situazione, gli chiede che vuole lo stufato. E il pane? No, il pane m'ha stufato, perché già ce l'ho! Sì, vabbè. Ritiro inizio video quando ho detto che sei sveglio. Te sei proprio scemo. Ma l'ho trovato per terra. Certo, pure noi. Per terra. Ma sulla terra c'era un tavolo con sopra i pani dentro al fornaio. Abbiamo un poeta. Poeta, nel volgo de Milano, de una volta, mo non so, non voleva dire uno che enuncia versi, ma uno col cervello bislacco, che fa discorsi più arguti e singolari che ragionevoli, che usa le parole rendendole qualcosa di lontano dal significato vero. I sarcastici. Sì. I cazzari. Ho detto sì. Un letto, plitz. E giù un bicchiere di vino. Va bene. 10 centim. E cortesemente anche il nome, cognome, corpo d'appartenenza e numero di matricola.
Perché? Lo dicono le grida. Lo dicono, lo gridano. E giù un altro bicchiere di vino. L'oste gli chiede nome, cognome, di che nazione e a che negozio venite. Se ha seco armi e quanto tempo ha da fermarsi. Sì, ma quanti siete? Un fiorino. E ancora vino. Renzo? Ci piacciono i capponi perché c'hanno i coglioni. Renzo si imbriaca. Non sono ubriacato. Perché non è abituato. Non è dedito agli stravizi. È timbrato di Dio. Si imbriaca e dice cose. Troppe cose. Quanto cazzo empatizzo con quest'attore, insomma. Un po' macchiettina. Alcune cose pensa, altre no, è solo un cazzato. Ma comunque, taglie quei discorsi sul togliere i ricchi per dare ai poveri. Robin Hood 400 anni dopo. Io farei un reddito di pane, disse il disinteressatissimissimissimo compagno di Renzo. I ticket pagnotta, equo per ogni famiglia. Sul mio ci sarebbe scritto: Ladies. Ladies che cosa? Ladies washroom. Ti chiami come quel cartello? Ladies washroom? No, Ambrogio Fusella Spadaglio, con moglie e quattro figli. E lei? Ho finito la voce, raga. E lei? Senti, non riesco. Come si chiama? Figliuolo dei territori di Lecco. Gliela butto lì sta domanda. Io mi chiamo Lorenzo Tramaglino. Ma che bel nome, è stato un piacere, devo andare. Un altro gocciolino. Renzo, e lascialo andà. E questo se ne va perché ha avuto quello che voleva. Maschio accuratissimo, lasciando Renzo solo soletto. Io avevo pure preparato il bicchiere. Purino. Me bevo pure il suo. E continua a dire cose compromettentissime, mentre gli altri avventori, accorgendosi che è embriaco marcio, lo piano per culo. Tu sei completamente ubriaco, lo sanno tutti. No. Tutti qua lo sanno. Omo. Tutti lo sanno. Diventa lo zimbello dell'osteria. Zimbello e Lucia. Nel film lo graziano, sabbiocca e amen. Nel libro invece l'oste lo porta in camera, mentre lui sguiscia tutto. Testa a bono. Tu oste, tu volevi sapere i miei affari. Ma per celia. Ah, se è per celia. Ma chi è celia? Un amico tuo che non ha partecipato alla rivolta del pane perché che gli frega un po' magnallo. Significa per scherzo. Era una burla. Lo chiedevo per cazze già. Dove la guardi accanto a te? Ah, per celia. Per frodo. Cabrone montanaro. Non te sei accorto che stai per diventare un caprone espiatorio? Perché dopo il casino del pane c'è stato l'abbassamento del prezzo per far sta buoni poveri. Ma per far sta buoni ricchi bisogna via qualcuno per educarne 100. E uno di questi, indovina chi sarà? E l'oste deve andare a riferirlo alle guardie. Primo, perché già hanno visto entrare nell'osteria sua. Secondo, perché se non lo fa, 5 anni di galera e maggior pena pecuniaria o corporale all'arbitrio di sua eccellenza. Oste collaborazionista. Anche se non pare così stronzo, cerca di difenderlo come può. Non è che se spertica. Però, ma nella sua osteria quel figuro ha proclamato proposizioni. Addirittura dia da incon super trafra. Mormorazioni, clamori, stridi, ruggiti, turbo sabbia. E mentre Renzo dorme, blitz dei birri. Nel film mi fa tagliare sabbiocca sul tavolo. Forse una critica del caro affitti nel capoluogo lombardo. Sabbiocca. E bam, subito wastedissimo. È stato già arrestato. Ma era embriaco fino a 2 secondi fa. Gli è passata instant quando si rende conto che lo stanno paresta. Ma lui fa il nome di Ferrer. Chiamate lui, siamo amicissimi. Ah, proprio. Voglio vedere Ferrer. Sì, 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 te famo vedere tutta la fa. Fabbrica, il processo di produzione. Vieni, vieni. Devo sempre avere a che fare con sta gente. Malannaccia la furia. Città. Addirittura. Mettetegli i manichini. Ci sono anche nel film. Belli questi. Delle manette in corda con 2 stanghette di legno che potevi stringere per stringere le manette. Ma questa è tortura. Non se la prenda. Facciamo quello che ci dicono. Lo sto sentendo un po' troppo spesso. Non fa casino, fidete. Meglio che famo come ci pare senza che nessuno sappia niente. Così nessuno ci rompe i coglioni. Con diritti o salario minimo. Un po' di amor proprio. Vado a fare il cameriere a 500 euro al mese, 50 euro a settimana. Butta la tua giovinezza appresso a sti vecchi. Così fanno i timorati di Dio. L'onore e il rispetto. No. Non fa cose. Non ci si ribella al sistema. Mi svacchi tutto il paese. Aiuto. Ma vogliono pagare coi voucher.
Maledetti! Mi vogliono menare in galera! Basta police brutality! Ma menare in questi tempi vuol dire portare! E lo fanno scappare! Piatolo, guarda! Che sarvada, sì! L'intraprendenza di Renzo! L'intraprendrenza! È ora di raggiungere finalmente il cugino Bortolo, a Bergamo! Chiedendosi però, come hanno fatto ad avere il mio nome? Tu gliel'hai detto! Lascia sta, quando te passano i fumi, ricorderai. E nel suo lungo viaggio, sempre a piedi, prima si ferma da una vecchietta, facendo tesoro dell'esperienza passata, non gli dice i cazzi suoi. Devo andare in quel paese! Vicino Bergamo! Non a Bergamo, eh! Quello vicino! Come si chiama? Gorgonzola! Esatto! C'ho la passione dei formaggi! Sto hobby caseario! Volete passare per il ponte di Cassano? Sì! Chapeau! E in tutto questo sente pure un po' di gossipino! Di un mercante arrivato da Milano! O sapete quanto stampa anedotto once, mo? Quanto? Un soldo! Che bazza, bazzissima! E per il casino da rivolta, impiccheranno qualcuno sul lago di Como. E Renzo ha rischiato! Impiccheranno tutti quelli presi, tranne uno che è scappato. Ocione ancora detta! Voleva ammazzare tutti i signori! Ma non è vero! Era l'unico a dir contrario! Questa macchina del fango già dal 1600! E con una rinnovata paura, visto che lo stanno ancora a cercare, Renzo, nel mezzo del romanzo da sua vita, si ritrovò in una fratta oscura. Perché la diritta via aea pisciato. No, per non farsi cioccà. E da solo, nei boschi, impaurito, prega! Te pare che non rende grazie al santissimissimissimissimo? Ma ogni volta che prega, succede una cosa buona. Ci ha fatto caso? Perché finalmente raggiunge l'Adda! Trovando un passaggio. E dopo aver fatto un po' di carità a dei poverelli, finendo così i soldi, finalmente incontra il cugino, Bortolo Castagnet. Allora? Non sono in grado. Non sono riuscito a sposarmi con Lucia. Oh, Lucia, la più composta in chiesa. Stai parlando della mia promessa sposa? Scusa, ho azzardato troppo. Ancora mi ricordo casa sua, con l'albero dei mandarini. Quella è Nami. Col fico. Non me ce fa pensare. Ma è sempre invitato a lavorare ed eccomi qua. E tu proprio quando c'è la carestia vieni. Un posto te si trova comunque. A raccomandazione. Ma prima devi sapere un po' di regole. Soprattutto tu, che sei furastichino, mi ricordo. Sai come ci chiamano i bergamaschi a noi dello Stato di Milano? No. Baggiani. Non è bello, Faggiani. Se li trattano come i capponi de prima poi. Baggiani! Ma che vuol di? Cerco, mi viene subito in mente, verrà da questo, baggianate? Sì. Perché vuol dire sciocco. Insomma, ce piano per culo. No! Eh sì, ci cantano re, segone, lavali col fuoco. Ma mica può! Ma come possono essere così cattivi? Con noi immigrati che vogliamo lavorare. Gli paghiamo le pensioni. Coi vecchi è impossibile parlare. Magari i giovani saranno meno razzisti coi forestieri. Città, vero? Intanto nel suo paesino natale arrivano le notizie della latitanza di Renzo. Tutto il paesino viene a sapere quello che si dice di lui. Ma la gente non ci crede. Perché è sempre stato un così bravo giovine? Salutava sempre ciao! Le persone credono sia una macchinazione di Don Rodrigo per piasse Lucia. Segreto, segreto! Ormai ho usato tutto il paese! Ma Don Rodrigo comunque gli pia bene. Pure se credono sia stato lui. Di cazzi! Lo sapete perché? Perché con Renzo fuori dai giochi, Lucia è diventata roba di rubello! Come finirà? Lo vedremo nel secondo tempo! Dobbiamo ancora conoscere un personaggione, più di uno, ma soprattutto uno, il boss finale! Perché forse Rodrigo è solo un mid boss delle zone iniziali, lecco livello 1-10? E Renzo si attirerà altre sfighe, rimanendo così incel? Manco per colpa di Lucia comunque involontariamente, però dai, finché c'è la salute!